Salve a tutti, io sono Paolo Quadrino e oggi per la rubrica Il Punto della rivista Orizzonte Scuola ho per ospite la docente Claudia Trisoglio Parodi, che saluto. Ciao Claudia. Ciao, buongiorno a tutti. Con Claudia parleremo dei big data, non, qualcuno preferisce dirlo in un'altra maniera. Uguale, pare sia equivalente, Paolo, che non ci siano differenze sostanziali. Ecco, prendendo spunto dalle tue ricerche, dai tuoi studi, dalle tue attività svolte a scuola con i ragazzi su questo argomento, anche nel tema più generale della cittadinanza digitale, vorrei ecco un po' avere qualche indicazione in più da te riguardo questa tematica. Hai scritto anche sulla rivista BRICS un articolo riguardante questi temi, però ecco, volevo sapere tu come hai diciamo introdotto a livello di obiettivo formativo questo argomento, soprattutto per te che sei docente di lettere. Allora, dobbiamo fare una premessa, se mi permetti, molto veloce, no? Cioè, che si aggancia anche alla risposta te necessaria, cioè del perché un insegnante di lettere si trova in mezzo ai big data, in sostanza. A volte nella vita ti capitano quegli incontri assolutamente fortunati, no? Cioè con le persone giuste, se vuoi. Nel mio caso, una persona importante, cioè di rilievo a livello manageriale e aziendale, che a partire ovviamente dal 2010, grosso modo, lavora sui big data e per esigenze professionali, e è uno dei primi in Italia a partecipare anche a conferenze di incontri dove i big data vengono definiti a livello aziendale. Quindi una serata, una cena a livello informale, e così, dato che io sono una docente di lettere dotata di una caratteristica fondamentale di tutti i letterati, cioè la curiositas, tutte le volte che c'è un qualche cosa di nuovo, di strano, un po' di particolare, al di fuori degli schemi, mi scatta la molla per chiedere, per sapere. E questa persona mi illustra i big data dicendomi, una conferenza che doveva tenere, dicendomi che si articolavano su tre V fondamentali: velocità, volume, varietà. E la cosa finisce lì, ovviamente, perché era il mondo aziendale. Poi io entro successivamente in classe, le giornate successive, inizio a introdurre il mio tipo di lavoro sul latino e spiegando ai ragazzi le prime declinazioni e arrivando all'impostazione della terza, comincio a rendermi conto che nel spiegare molto banalmente parisillabi e imparisillabi, eccezioni o meno, e cercare di, ovvio, far superare loro lo scoglio micidiale che è la terza declinazione, comincio a cercare di fargli ragionare su costanti e variabili della lingua latina. A quei punti di impulso comincio a dire: ma aspetta un attimo, io in fondo a loro sto chiedendo di mettere insieme, di immagazzinare dei dati, sono le nozioni, però sto anche chiedendo loro di controllare le costanti e le variabili, cioè la varietà. A quei punti che cosa faccio? Dico: ok ragazzi, adesso per prossima volta fate questo, questo e quest'altro, mi raccomando, nel momento in cui cercate di memorizzare in casa la declinazione, cercate anche di rendervi conto di quanto tempo ci mettete nell'essere reattivi, cioè nel ricordare il genitivo, il dativo, l'eccezione, quello che sia. Perché se ci state mezz'ora vuol dire che qualche cosa non sta funzionando a quei punti. E allora io mi sono resa conto che inconsciamente in realtà quelle tre V nel mio lavoro di docente c'erano da sempre, come ci sono sempre nel momento in cui
ovviamente non facciamo un tipo di lavoro didattico che sia solo e soltanto memorizzazione, ma sia anche rielaborazione, apprendimento, acquisizione, eccetera, eccetera. E che quindi fondamentalmente noi non avevamo poi così tanta distanza dal mondo aziendale, dai big data, rispetto alla quotidianità, rispetto a quello che è il mondo praticamente della realtà materiale e immateriale. Immateriale la realtà del web, materiale invece la realtà empirica che noi ben conosciamo. E a quei punti mi sono appassionata a studiare la metodologia dei big data, cioè non il grafico, la statistica, il diagramma semplicemente, ma questo tipo di metodologia di lavoro fondamentale che c'è nella gestione dei big data. Da quell'intervista, dimmi. No, scusami, ti ho interrotto, ma in realtà stai centrando un punto essenziale, o perlomeno che ritengo tale, cioè al di là dell'obiettivo generale di analizzare dei dati statistici, matematici, mi sembra che tu hai individuato quasi che possa diventare un metodo questo da applicare nello studio. Esatto, è un metodo che quindi possiamo proporre ai ragazzi per delle ricerche e soprattutto per far sì che si sviluppi in loro la consapevolezza nella gestione dei dati. Tutto ciò che ci circonda è un dato, lo sappiamo benissimo, viviamo in un momento oggi di pandemia dove i big data la fanno da padroni praticamente, cioè è un continuo, no? Ci stanno bombardando da quel punto di vista. E per certi aspetti io spero che le persone che oggi si scontrano direttamente con i big data, no? Perché ogni giorno abbiamo i dati, le colonnine della protezione civile, purtroppo, cioè, si rendano conto meglio di quanto siano fondamentali e di quanto sia fondamentale la consapevolezza e la criticità sui big data, no? Cioè, e pensa Paolo, tutto il mare di varie interpretazioni, di virologi, di fake news e di quant'altro circolante su una situazione così cruciale, drammatica per la popolazione mondiale e per l'intero pianeta. Quindi l'importanza fondamentale del saper gestire un dato la tocchiamo con mano automaticamente, immediatamente. Claudia, scusami, una curiosità però, mentre stai esponendo queste due applicazioni che hai fatto anche a scuola, ma i ragazzi come hanno reagito a questo? I ragazzi reagiscono molto bene, perché sviluppa la loro creatività. Cioè, noi andiamo a... ad esempio, cercare di lavorare bene su queste 5 V che devono essere sinergiche tra loro, nessuna esclude l'altra e giustamente sono messe praticamente circolari l'una all'altra perché devono richiamarsi a vicenda. Che cosa succede? Che loro si trovano finalmente a non assorbire dalla rete, ad esempio, i dati in modo passivo e a vederli come un elenco di numeri che dice poco e nulla, o ad assorbire informazioni senza metterle ovviamente in discussione, ma a capire, oltre tutto quel magma enorme, quell'overload di informazioni che hanno ricevuto, dove si può arrivare. Cioè, l'elemento importante delle 5 V, dei big data, non è semplicemente la raccolta dati, che è il primo step, ma è la criticità e la previsione di che cosa possa accadere. Nel momento in cui i ragazzi si trovano di fronte ad un mare di dati, ma viene chiesto loro non soltanto di stilare un grafico, ma di interpretarlo, e di vederne le criticità, perché i big data si legano fortemente agli smart goals e alla SWOT analysis, quindi
mettere in evidenza punti di forza, punti di debolezza di una situazione e le opportunità e le soluzioni che si possono trovare. A quei punti loro si sentono parte in causa, loro si sentono soggetti attivi e soprattutto hanno una, potremmo dire, autenticità, immediatezza, spontaneità nell'interpretazione dei dati che spesso noi non abbiamo. Non solo, molto spesso riescono anche ad intravedere delle soluzioni di un problema, perché poi uno diciamo, delle metodologie di lavoro, è il brainstorming, una delle metodologie è il problem solving a un certo punto, cioè li si fa lavorare, diciamo così, non semplicemente giusto sulla gestione del dato, ma su una situazione problematica alla quale bisogna trovare una soluzione. Quindi a quei punti c'è un coinvolgimento anche più diretto praticamente dei ragazzi stessi. Nel Claudia, molto molto interessante quello che ci stai esponendo. Una domanda prima di passare alla prossima slide. Hai lavorato per caso in maniera anche condivisa e trasversale con insegnanti, non so, di matematica o di chimica o di materie più scientifiche? No, Va bene, allora. basta, basta. No, 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 è una curiosità. No, ma perché? No, vabbè. Sì, no, giusto, va bene, va bene, va bene. Semplice, è un argomento ancora di nicchia, per assurdo ancora di nicchia, che sembra relegato alla realtà aziendale, perché la realtà aziendale dalla gestione dei big data ricava ovviamente un valore economico, una Certo. potenza economica non da poco, no? Ti faccio un esempio molto, molto banale che chi conosce Big Data conosce da sempre. La Mercedes ha praticamente una gestione dei dati fondamentali sull'usura dei freni delle auto, perché era stato riscontrato come elemento di criticità e quindi a quei punti è stato uno degli elementi di valore in assoluto fondamentale acquisito dai vari produttori di freni in modo tale da poter superare quella criticità. Ma la ricerca Mercedes diventa un patrimonio per Mercedes, ma anche per tutte le altre case automobilistiche analogamente, no? Tenuto conto che poi quella ricerca deve essere fatta appunto col volume dei dati, faccio un esempio, Mercedes, volume dati, usura freni. Velocità, in quanto tempo? Velocità significa in realtà arco temporale anche, quindi in quanto tempo sono usurati? E non posso, se voglio fare un big data, non posso prendere un arco temporale di un mese, un anno, 10 anni, 5, a seconda. Ma velocità è anche elemento trasversale. A che velocità andavo? Su che strade? E quindi a quei punti si innesta la varietà, cioè, che sono le prime 3 V che devono essere costantemente tenute insieme. Da questo poi c'è l'attendibilità della ricerca, la veridicità, ovvero ho tenuto conto di tutte le fonti, ho tenuto conto di tutti gli elementi in questa ricerca, perché altrimenti quella mia ricerca è fallace, è ingannevole, non è omnicomprensiva. Lo scopo dei big data è proprio questo, l'omnicomprensività della visione che ne devo ricavare. E devo raggiungere un valore. Il valore è in azienda la spendibilità di quello della ricerca che ho fatto e quindi anche il valore economico che riesco a ricavarne, il valore in sede didattica è prima di tutto il tipo di percorso dei ragazzi che è stato fatto, ma è anche il valore nel momento in cui loro si rendono conto che quella loro ricerca ha tenuto conto di tutti gli elementi. Cioè uno dei punti che gli viene richiesto in qualunque contesto vadano a lavorare è quello di essere esaustivi, vale a dire alla fine del lavoro non mi interessa che mi creiate un'app, non mi interessa che mi facciate un PowerPoint con effetti speciali, fate quello che volete, può anche essere su un foglio di carta. Ora, trattandosi di cittadinanza digitale, il foglio di carta lo evitiamo, però comunque in estrema ratio ci può anche stare questo.
Ma quello che mi interessa fondamentalmente è che mi riproduciate la schermata delle 5W e del tipo di ricerca che avete fatto, mettiate in evidenza quali sono gli elementi di cui avete tenuto conto. Il valore è l'ultimo, ovvero che ricaduta ha questa ricerca? È riuscita a risolvere il problema che mi ero posto? Non sono riuscito a risolverlo perché mi mancavano dei dati. Perché ad esempio le fonti che avevo a disposizione erano lacunose o non tenevano conto di un arco temporale sufficiente. Ora, un ragazzo che riesca a raggiungere un valore, un value positivo, risolvendo il problema, è in un'ottima posizione. Ma anche un ragazzo che mi dica, prof, non funziona la cosa perché la banca dati che ho consultato, che ho a disposizione, la ricerca sul territorio, le interviste sul campo, poi le strategie possono essere mille e anche in questo diventano creativi. Non mi ha dato effettivamente una visione omnicomprensiva del problema, della situazione e quindi è parziale il risultato che ho. Già questo comunque da un punto di vista didattico è importante Sì. perché vuol dire che si è reso conto che un domani, per una sua ricerca, per l'affrontare un problema nella professione o qualunque cosa, dovrà tenere conto di non incorrere ancora una volta in quella criticità e in quella lacuna. Quindi lo scopo non è metto insieme un'app sui trasporti di Genova, come abbiamo fatto noi o altro. No, lo scopo è il metodo e Certo. le evidenze. In sostanza. Certo, quindi si lavora più sul processo. Ma un'altra cosa che in una battuta, se è possibile, volevo che accennassi, è che queste V a quanto pare si evolvono negli studi e negli anni, stanno diventando 6, 7, 8, non lo so, insomma, comunque ecco, una sesta V c'è anche. C'è già una sesta V, che è quella variability che è stata aggiunta. Io ti dico sinceramente che a mio parere, se nella scuola italiana, dove come sappiamo arriviamo sempre un po' con un ritardo cronologico sulla velocità invece complessiva del mondo che ci circonda, riusciamo a far lavorare i ragazzi sulle prime 5 V, che sono quelle la cui definizione è già più chiara e il cui ambito operativo è già più chiaro. Siamo già contenti, cioè è già un buon step, poi ad aggiungere gli altri elementi faranno sempre in tempo. La sesta, la variability, potrebbe essere interessante, anche se è strettamente collegata a velocity, cioè alla velocità, perché è quella più operativa, cioè quella che va sul sistema, changing data, changing model, linkage. Quindi in qualche modo è quella che è proiettata sul discorso informatico. Quindi, se ad esempio io vado a pensare ad un liceo scientifico, le 5W sono più che sufficienti. Se vado a pensare ad un istituto tecnico, forse l'elemento variability, dove lavorano sui sistemi operativi, potrebbe essere a maggior ragione interessante. Tu comprendi benissimo che lavorare quindi sulle 5, 6W, 7, 8, via di seguito, quante saranno? Se noi lavoriamo ad esempio in rete di scuole, diventa a maggior ragione ancora più interessante, perché allora le competenze specifiche degli ordini diversi di scuola dei ragazzi si intersecano e tra di loro si rendono conto meglio di quale professione sia più adatta un domani per portare avanti una ricerca. Quindi imparano a lavorare insieme, a capire io da solo non riuscirò mai a fare tutto, chi è che mi può supportare per esaminare la variability, per esempio, chi è che mi può supportare invece per evidenziare meglio la varietà dell'indagine che sto facendo e quindi anche il cooperative learning e un cooperative working che diventa assolutamente fondamentale, sono un altro degli elementi di apprendimento, un altro degli obiettivi formativi che vanno praticamente a far proprio, cioè senza nemmeno accorgersene.
non sono io insegnante a monte che dico loro dovete lavorare in gruppo. No, cioè cerco, li guido ovviamente, nel momento in cui mi dicono mi manca questo dato, cosa devo fare? Dico, ma secondo te il tuo compagno potrebbe averlo? Ok. Eccetera. E Ecco, cioè, certo. tanto per dare degli spunti, perché poi effettivamente la gamma di operatività didattica è enorme da questo punto di vista. Bene, Claudia, per concludere in pochissime battute, perché l'argomento è molto interessante, ma richiederebbe molto più tempo. Dal punto di vista però pratico, hai fatto fare proprio un'attività anche di alternanza scuola-lavoro ai tuoi studenti. Ecco, in poche battute, di cosa si è trattato? Allora, molto semplicemente, sono stati divisi in 5 gruppi, costituiti da 2 elementi di traino che dovevano tenere la fila del gruppo e 3 elementi di appoggio in qualche modo, ovvero 2 alunni scelti più abili nella guida del gruppo e 3 più abili proprio nella ricerca dato. Quindi già il gruppo di per sé era un gruppo eterogeneo con delle competenze diverse, proprio perché capissero questo. Uno di questi gruppi si è interessato in particolare, nell'ambito dell'analisi del territorio genovese, delle criticità del trasporto urbano. Come le risolviamo e quali sono queste criticità? E quindi questo Primo, può essere poi dopo applicabile in quasi tutte le grandi città, diciamo. ovunque. E tra le altre cose, se pensi giusto ai problemi dei trasporti oggi che Sì. abbiamo legati al Covid, casca, come si dice, giusto a fagiolo. Ovvero, loro avevano evidenziato 2 punti. Uno, i portoghesi, cioè quelli che non pagano, e quindi la tracciabilità di quanti sono gli utenti paganti o meno, creando una semplice app che va praticamente a interfacciarsi con il sistema dell'autobus. L'autobus verifica quanti sono i passeggeri saliti, quanti sono praticamente le app registrate dove è stato scaricato biglietto o abbonamento, vede la differenza. Questo con un semplicissimo sensore installato sotto praticamente i gradini, gli scalini con cui praticamente sali sull'autobus. Quindi schiacciando i sensori, monitori gli accessi. Questo per risolvere il problema dei portoghesi. Nel contempo, questo risolve anche il problema del sovraffollamento di un autobus, perché a quei punti si interfaccia con l'app dell'utente che sa che il prossimo autobus ha disponibile 20 posti, 10 posti, o che pure tanto vale aspettare l'altro perché quello che passerà non potrà assolutamente caricare praticamente più nessuno. Era stato chiesto loro soprattutto. Non andate a cercare cose costose, perché a un ente pubblico non è possibile proporre, non andate a cercare qualcosa che vada a creare un'altra app in più, eccetera, ma appoggiatevi a sistemi già esistenti. E lì a quei punti bastava ovviamente collegarsi con Google Maps, con i sistemi traffico, eccetera, che diventava anche molto banale, monitorare la situazione traffico, monitorare le linee degli autobus, eccetera, eccetera. Beh, Ed è molto stato. molto interessante. Anche perché, ecco, in questa maniera loro hanno trovato come aggiungere altre V a quelle già esistenti, che possono essere quelle della valutazione, quelle della vittoria, in alcuni casi di cose che funzionano, ma soprattutto della vita, perché, riguarda proprio la loro realtà e il loro vissuto. Esatto, poi non ti dico come hanno gestito il tutto perché sono riusciti a farsi ricevere dal vice sindaco, sono andati comunque a interfacciarsi con gli enti territoriali, hanno intervistato gli autisti della MT, cioè hanno comunque chiesto ai vari passeggeri sulle fermate quali erano le situazioni che creavano più problemi, cioè non si sono limitati ovviamente alla rete, a quello che Google dava loro come dato praticamente, ma si sono mossi in lungo e in largo da tutte le parti. Poi
ogni tanto chiamandomi, prof, ci accompagna lì, prof, poi non riusciamo a contare, oppure, prof, ma stiamo andando dal vice direttore, secondo lei ci riceve subito? E lì a quei punti dice, vabbè ragazzi, provateci, vediamo come butta, però direi che anche in questo modo, cioè il fatto del capire quale fosse il referente giusto, la fonte giusta, anche come persona fisica alla quale rivolgersi, diventava assolutamente importante e fondamentale per loro. Bene, bene, allora complimenti a te e ai tuoi ragazzi per quello che avete fatto. Io ti auguro buon lavoro e soprattutto ti ringrazio per la tua disponibilità perché ci hai effettivamente offerto degli spunti molto interessanti e che approfondiremo, o perlomeno per chi vorrà farlo, ma credo che saranno in moltissimi, su questo tema dei big data. E quindi ti ringrazio anche a nome di tutti quanti i lettori di Orizzonte Scuola. E ti auguro buon lavoro. Grazie.